diverso quello. Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio e benvenuti alla quinta parte della nostra rubrica Cambia Vita. Ieri abbiamo parlato delle erbe spontanee, oggi siamo qui nel nostro posticino segreto a parlarvi dei funghi spontanei commestibili, che anche quelli possono entrare a far parte della vostra dieta. Così non li dovete andare a comprare al supermercato, anche perché i funghi come i porcini costano 20-30 euro al chilo, pure di più. Poi insomma dipende quali comprate, ma quelli di qualità costano. E per funghi non è semplice come andare per erbe, bisogna fare un corso, bisogna prendere un patentino, bisogna pagare anche una piccola tassa annuale e si può andare solo 4 giorni a settimana. C'è un limite giornaliero di 3 kg e l'obiettivo di qualsiasi fungarolo è trovare una fungaia di porcini. E questo filmato è finito perché lo dovrò caricare in un secondo momento perché qui non prende e quindi non lo faccio essere troppo lungo. Perciò vi saluto, alla prossima. Ci vediamo domani per la sesta puntata.